Si è spenta ieri a Firenze, all'età di 101 anni, Elisabetta Baldi Caponnetto, moglie del giudice Antonino Caponnetto, fondatore e capo del pool antimafia di Palermo, scomparso il 6 dicembre 2022. Nata a Pistoia il 1 maggio 1922, dopo la morte del marito, insieme a Salvatore Calleri, collaboratore storico del giudice, ha fatto nascere la Fondazione Antonino Caponnetto, dedicando la sua vita alla promozione della legalità e continuando a fare incontri nelle scuole fino al 2014. Noi l'avevamo intervistata proprio nel 2014 in occasione di uno dei suoi ultimi incontri con gli studenti. In quell'occasione la signora Baldi Caponnetto intervenne all'Istituto Comprensivo di Casalguidi vicino a Pistoia, esortando i ragazzi a rimanere fedeli agli ideali di giustizia e di legalità. Il consiglio naturalmente è di avere davanti a loro una strada piena di legalità e di onestà soprattutto, perché mio marito diceva che la legalità è una cosa che va in tutti i sensi. Lui ha una cultura della legalità, nel senso che voleva sempre cercare di aiutare i bisognosi, l'ha scritto anche in una pagina del diario che mi ha lasciato, e quindi la cosa migliore è avere davanti a loro una strada piena di serenità, perché deve essere legalità, deve essere onestà soprattutto. Io sono pistoiese di origine e mio marito è arrivato a Pistoia nel 30, cioè aveva 10 anni, quindi siamo a casa nostra.